fa piacere vedere una sala così gremita, e se la luce si vede dal mattino questo è un buon segno. So per certo che nelle precedenti presentazioni degli altri partiti una presenza così massiccia non c'era stata. Allora, diciamo subito che non sono informatore farmaceutico, non lo sono più, esatto, ma è stato un momento di discussione con Carlo Dal Lago quando avevamo deciso quale tipo di cosa scrivere sul mio nome. Cioè, tu metti pensionato, gli dicevo, no, ma tu pensionato, no, cioè, vabbè, non è che mi vuoi togliere la pensione, vabbè, metti quel che vuoi, mettiamo ex informatore farmaceutico, metti quel che vuoi, vabbè. Poi ci eravamo posti anche delle domande con Carlo Dal Lago, no? E all'interno del nostro circolo, a ognuno di noi, la domandina era, perché ti presenti? Vabbè, allora, mi sono dato tre risposte, abbastanza, un po' ambigue, ma penso che abbastanza simpatica. La prima è stata, perché mi presento? Se devo dirlo in maniera dialettale, dico boh. Se devo dirlo in italiano, dico ma. La seconda è stata, perché ti presenti? Viste le liste degli altri, ho detto, vabbè, ma qui si presenta di tutto, posso presentarmi in più. La terza è stata, mi è venuto, diciamo così, conforto da parte della Presidente della Camera Boldrini, che stamattina, ieri sera presentata ai ragazzi del liceo, e oggi è apparso proprio sull'Eco di Berna una frase in cui diceva: ragazzi, affacciatevi alla politica. Messe insieme queste, ci sono le tre componenti. Vabbè, un modo tanto per ridere, tanto anche per dimostrare anche a Berlusconi al centro-destra, quando apriva in televisione, che diceva che quelli di centro-sinistra sono sempre tristi. Questo non è vero, assolutamente vero. Cioè, forse il cuore ancora oggi per essere allegri fa qualcosa di diverso, ce l'abbiamo ancora. Adesso, per entrare un po', diciamo così, nel discorso un pochettino più serio, non è che queste cose siano non serie, però i cittadini magari si aspettano da noi altre cose. Bisogna dire una cosa molto importante, cioè che chiunque amministrazione va oggi a sedersi sul bancone si troverà, per ovvi motivi, per il patto di stabilità, con le mani un po' legate. Non potrà, diciamo così, fare tutto ciò che ognuno di noi sogna. Però è anche altrettanto vero che, proprio perché i soldi sono pochi, che devono essere gestiti nel miglior modo possibile, andando, diciamo, in direzione di coloro che ne hanno più bisogno, andando nella direzione delle fasce deboli. Oggi definire chi è la fascia più debole non lo so, perché una volta si riteneva che la fascia debole erano i bambini piccolini e gli anziani. Oggi come fasce deboli ci siamo tutti, perché più nessuno ha la certezza di un futuro, sia dal punto di vista sociale, culturale. Siamo andati a finire con i governi di centrodestra di Lega sul territorio a dei livelli veramente bassi e beceri, però ci siamo tutti. Con Giorgio Gori qui presente lo sfrutto un attimino, probabilmente la nostra sindacessa, che mi auguro sia così il 26 di maggio, magari anche primo turno, chissà mai. Qui noi giochiamo contro Real Madrid, sappiamo che la coalizione è forte, nulla toglie che se questo è il primo segnale si possa giocare, perlomeno andare un ballottaggio e poi vedere. Le idee tante volte e la fantasia delle persone sono quelle che possono fare la differenza. Oggi circola, ieri ho visto un volantino di una lista civica che si presenta sul territorio e nel programma parla di palazzetto allo sport. Allora, sia ben chiaro una cosa, ci sono delle cose molto più importanti del palazzetto dello sport. Nulla toglie che, sviluppando un po' la fantasia, questo palazzetto dello sport non da solo si possa fare. 3 anni or sono, proprio in questa sala,
abbiamo fatto una riunione con le società sportive, presente anche l'assessore Cotti della Lega. Io ero seduto lì e l'assessore era qui. E lui mi diceva, ma abbiamo il patto di stabilità, non possiamo farlo. E io gli ho detto sottovoce, è vero, però non ti do ragione, lo so che hai ragione, però non te la do, perché questo fa parte anche della politica, no? Però non te la do. Anche perché ti dimostro che siccome al governo locale, al comune c'è la Lega, alla provincia c'è la Lega, alla regione c'è la Lega, al nazionale c'è la Lega, se il patto di stabilità 3 anni fa non lo cambiate voi, non lo possiamo certo cambiare noi nella minoranza. Quindi per cui se non siete in grado di farlo, consegnate le chiavi della città e andatevene. Questo era un po' il succo della situazione. Non è togli che però adesso questo palazzetto dello sport, pur avendo cose molto più importanti, perché se il comune ha delle scuole che crollano non sicure, si fanno quelle, in collaborazione con la città, questo possa essere visto, anche perché è un problema. Il palazzetto dello sport di Bergamo che è sul tappeto tanti anni. Oggi la cittadella dello sport con Percassi e Compagnia Bella è caduta perché viene ristrutturato il vecchio Brumana e Compagnia Bella. Il palazzetto dello sport non è un impatto ambientale di uno stadio come si voleva portare tanti anni fa a Seriate, ma c'è un'area proprio a fianco della fiera di Bergamo che è adibita solo a strutture sportive. Ben servita con i parcheggi, la FOP è interessata, il comune le vuole, perché non sederci e vedere se c'è questa possibilità. Questa è un'idea, e sulle idee si costruiscono, si distruggono le persone e anche, diciamo così, i progetti. C'è un'idea, un progetto, d'altra parte molto squalificante, che mi fa paura, che è quello che voleva fare l'amministrazione uscente sulla casa di riposo di Seriate. Cioè, questo è l'altra faccia della medaglia, diciamo, dell'incapacità o della negatività dell'amministrazione. Perché il voler mettere, dire in campagna elettorale che siamo vicini sempre alle persone che più ne abbiamo bisogno e voler vendere una casa di riposo, privatizzarla, è totalmente il contrario. E hanno dimostrato, e si è dimostrata anche una certa incapacità, perché si sapeva che quella casa di riposo per la Cigni e l'Acciuoli a livello regionale non poteva essere venduta. Questo è un disastro. Però nulla toglie che, qualora e quando questi Lacini e Lacciuoli venissero tolti, l'idea resta. E per cui potremmo trovarci di fronte ancora ad un'amministrazione dello stesso colore, che quando questi limiti saranno eliminati, la casa di riposo possa essere venduta, perché l'idea è quella che decide l'orientamento dell'amministrazione. In bocca al lupo, se volete capire.